Buongiorno a tutti, io sono qua dietro come vi ho preannunciato, siamo nello stand IS System. Buongiorno a lei, lei è la signora? Sono Marzia. Sì. Io sono la moglie del titolare e noi costruiamo camper. Così Marzia da casa sentono grazie. Molto bene quello che grazie, dice lei. Grazie. Non sono ancora pratica. Va bene. Noi costruiamo camper in monoscocco in vetroresina e camper furgonati. Abbiamo alcune piantine che offriamo di serie e poi abbiamo la possibilità di fare delle piccole personalizzazioni riguardanti magari la scelta della stufa, del frigorifero, la scelta della colorazione del legno e altre cose tecniche. Come sta andando questa fiera i primi tre giorni? C'è stato tantissima gente, c'è moltissimo interesse. Poi cosa porterà alla fine lo vedremo diciamo a casa, però noi siamo sempre stati molto felici della nostra sempre. Senta, quali sono le novità che presentate in fiera come marchio? Stabilito che voi siete, se ho ben capito, come i sarti, costruiamo su misura, su misura. Il vestito camper. Esatto, la novità che abbiamo presentato quest'anno è questo van che è sull'H3 Fiat Ducato ed è studiato principalmente per la coppia che vuole essere comoda nonostante abbia la scelta diciamo del van. E quindi abbiamo usato l'H3 per poter dare la compensazione del pavimento importante dove passano tutti i tubi, tutte le sia dell'acqua, del gas, le utenze. Poi ci sono degli spazi che abbiamo usato come carico. C'è un'altezza interna superiore ovviamente all'H2 nonostante la pavimentazione per permettere anche alle persone più alte che ovviamente ci sono e che nell'H2 sono veramente molto limate. Il letto è molto grande perché è 140 dall'inizio alla fine, non ha angoli smussi, esatto. La cucina è molto grande, ha due armadi. Il frigorifero, in questo caso abbiamo montato un 70 litri, ma si può mettere anche quello da 140, e il bagno ha la doccia separata. Ed è lungo 6 metri? È 6,40, il 6,36 per l'esattezza. Esatto, del Fiat Ducato. Perfetto. Senta, invece parliamo del futuro. Quale prospettive abbiamo? Allora, noi abbiamo già degli ordini che ci permetteranno quindi di avere una tranquillità per un altro anno più o meno. E speriamo che nel frattempo la situazione di consegna delle meccaniche migliori in modo da poter offrire al cliente dei tempi di attesa un po' meno lunghi. Allora io le auguro buona fiera. Grazie. Magari se riusciamo ci rivediamo. Grazie. Nell'arco della giornata. Se trova un folletto con una telecamera, non liberi Doberman, sono io che vado in giro. Grazie ancora infinite. Grazie a lei, arrivederci.